Salve a tutti, ospite delle interviste di TraderLink di oggi, Giacomo Moglie, analista tecnico. Daremo con lui uno sguardo agli indici. A te la parola. Ben trovata Rossana, grazie per l'invito. Il clima sui mercati continua ad essere condizionato dall'evoluzione degli eventi in Medio Oriente, in cui si sta tentando di evitare l'escalation regionale del conflitto. Resta alta l'attenzione anche sulla politica monetaria globale per stimare la fine del ciclo di rialzo sui tassi. Oggi i dati degli indici di fiducia e di ottobre nelle imprese manifatturiere dei servizi dell'Eurozona, leggermente sotto le attese, in arrivo quelli americani. Occhio ai conti trimestrali di Microsoft e Alphabet quest'oggi. Dal punto di vista tecnico, qui siamo in osservazione, Rossana, del grafico a candele giornaliere del FTSE MIB, da cui inizierei. Il ritorno di pressione ribassista in linea con gli altri indici internazionali, tra l'altro, che ha riportato il FTSE MIB in sensibile avvicinamento ieri al presidio tattico, al supporto tattico settimanale a 27.140 punti indice. Bene, i nostri modelli hanno stimato che il quadro tattico ancora non sia da revisionare nella misura in cui, sintanto resti inviolato a ribasso tale livello, abbiamo una possibilità ancora di riorganizzare una parte costruttiva per le settimane a venire. Poi, più nel brevissimo, è in corso un tentativo di stabilizzazione dopo la discesa di settimana scorsa. Raccolto già un indizio in quadro giornaliero per poter riformulare una ripartenza di breve, tuttavia abbiamo bisogno di un ulteriore indizio proprio a causa della velocità con cui siamo scesi, per cui occorre, diciamo, organizzare una doppia valenza di proposta costruttiva. Su tutto vigila la tenuta dunque di area 2700-2740, presupposto per tornare costruttivi anche di brevissimo sul nostro FTSE MIB. Più debole, passando agli indici esteri, il quadro dell'indice tedesco, qui in osservazione il DAX, che in cui l'indice tedesco è stato traghettato al di sotto al cospetto dei minimi visti in marzo, dunque ora andremo a verificare la tenuta dell'area compresa fra 14.000 e 14.500 punti indice. Qui occorrerà attendere qualche indizio in più prima di rimuovere lo scenario ribassista di breve, ancora non smantellato, vista la sequenza di massimi e minimi decrescenti. Infine, un flash operativo sull'S&P 500, in cui anche qui notiamo massimi e minimi decrescenti in sequenza e andiamo a verificare tuttavia che è affiorato un primo indizio grafico costruttivo proprio nella giornata di ieri. Siamo in presenza di una configurazione di potenziale reazione da questa candela in combinazione con la fascia grafica dove si è presentata. Abbiamo bisogno a questo punto della tenuta del 4.189 minimo di ieri e cercando un ulteriore indizio in questa frangente, anche qui andremo a cercare di riorganizzare la visione costruttiva attualmente dunque in corso di riformulazione. Quindi una condizione generale, Rossana, di vulnerabilità dei listini azionari, un VIX che ieri e venerdì si è affacciato sopra i 20, oggi relativo rientro. Primo indizio trasversale di stabilizzazione dopo la discesa di settimana passata, dunque ora attendiamo di abbinarvi eventuali nuovi indizi prima di sintonizzarci eventualmente di nuovo sul fronte positivo. Questo tenendo consapevolezza del fatto che lo scenario geopolitico molto fluido può, come dire, velocemente cambiare il quadro tecnico di riferimento, Rossana. Perfetto Giacomo, io ti ringrazio per tutte le indicazioni, con te rimando l'appuntamento alla prossima volta.